ragazzi, buongiorno a tutti. Ricordate questo il quadro Siria che abbiamo totalmente abbandonato per molto tempo. Un attimo solo che metto. Voilà. Allora, abbiamo abbandonato totalmente perché non mi veniva l'ispirazione, quindi. Aspettate. Allora, faccio. Allora vediamo normale, ha detto. Non mi veniva l'ispirazione perché non mi viene. E poi penso che sia troppo crudele, quindi cambieremo totalmente. Quindi il quadro Siria non si chiamerà più quadro Siria, ma si chiamerà il centro del mondo o il buco del mondo, non ancora devo decidere. E mi è venuta una splendida idea, quella di creare delle cascate. Fate conto che noi creeremo tutta una cascata che va al centro qui. Quindi qui avremo le cascate, una specie di cascata del Niagara. Dovremo solo praticamente aggiungere un po' di pietre, un po' di polisterolo, e quindi aumentare un pochettino per dare più dell'effetto delle cascate, e anche logicamente per dare la sensazione anche più alta, perché altrimenti diventano troppo basse le cascate, quindi dobbiamo fare in modo che in qualche punto viene un po' rialzata per dare anche una cosa bella, no? Di una cascata circolare tipo come le cascate del Niagara, e con i colori, la resina, l'acqua, le onde, il mare, l'acqua agitata, le cascate vere e proprie. Quindi a questo punto noi già siamo arrivati, quindi è inutile ripetere i video. Adesso cominciamo, andremo ad aggiungere altro, quindi andremo a togliere logicamente anche il rosso da dentro alle spaccature, e quindi andremo ad aggiungere altro polisterolo, andremo anche ad alzare un po' i livelli da diversi punti praticamente, e quindi creeremo una bella cosa, perché già ce l'ho in mente mentre il quadro Siria proprio non ci stava proprio niente da fare, non mi veniva proprio, anche se c'era sta, non mi veniva proprio. Quindi ho la sensazione di queste cascate che viene qualcosa di straordinario. Quindi incominciamo nell'aggiungere un po' di polisterolo, poi andremo a fare un po' di polisterolo da tutte le parti, poi andremo a fare la copertura in gesso acrilico, dopodiché andremo a coprire, a pittare tutto di colore bianco ed andremo poi a mettere il gesso acrilico sopra. Cominciamo a dargli la forma. Voilà. Allora ragazzi, abbiamo incollato questi pezzi che diciamo andremo a mettere anche il silicone all'interno per riempire, perché logicamente noi dobbiamo tenere conto che la base di sotto è già tutta frastagliata di natura. Allora, questi pezzi qua funzioneranno, questi tre, da cascata bella grande, cioè in poche parole sono come il serbatoio di tutto, perché noi qui l'acqua in questo caso qua sarà veramente da tutte le parti, quindi sarà all'interno qua del fosso, sarà qui da tutte le parti, qua faremo le cascate. E l'unica cosa che ho voluto fare, siccome ho delle miniature che sono veramente belle di nudisti, posizioni molto simpatiche, quindi ho pensato di fare come un centro turistico, perché poi in fin dei conti le cascate così belle magari sono da visitare, e quindi ho creato questa piscina naturale che ci sarà la cascata, faremo in modo che di far capire che l'acqua che ti trova da tutte le parti va a riempire anche questa piscina, e che la cascata scende in modo delicato da questa parte, e quindi le persone che possono fare il bagno, quindi una piccola spiaggetta, un piccolo rialzo, i gradini, la scalinata che entra dove sta scritto poi il mio nome, quindi dove andremo a mettere la firma.
E quindi tutto però, tutto quello che voi vedete sarà d'acqua, cascata, quindi colore dell'acqua, colore della cascata. Quindi faremo le cascate praticamente da tutte le parti. Domani le andremo a creare perché dobbiamo dare il tempo di seccaggio. Per il momento qua mi fermo perché comunque ho fatto questo ponticciuolo qua, tutto a livello naturale, perché è un sito naturale e quindi tutto logicamente verrà ricoperto dagli strati di gesso, è una cosa normalissima. Quindi verrà ricoperto, verrà modellato stesso con lo gesso, con il gesso. E quindi continueremo poi a fare tutto. Poi ho pensato anche di mettere degli orsi, qua parliamo logicamente del Canada, su per giù, quindi ho pensato di mettere degli orsi qui che stanno pescando dei salmoni. Vabbè, questo poi andremo a vedere, sapete che ogni tanto io rifletto un po' e cambio le cose. Voilà, questo verrà veramente anche bello, eh? Veramente bello verrà, veramente. A più tardi. Allora, ragazzi, stiamo continuando. Come vedete, sto completando prima il ponte. E quindi ho creato come una piscina naturale, che l'acqua si vede che viene da qui, scende sotto la scalinata. Da qua faremo logicamente il senso dell'acqua che le persone capiscono. Quindi qua andremo a mettere i nudisti, qualche ragazzino seduto su questo lato qui che ammirano logicamente le cascate da tutte le parti, perché l'acqua, come vi ho spiegato, sarà completamente da tutte le parti. Come vedete io sto rompendo il sughero man mano perché il sughero che noi andremo a rompere man mano ci servirà poi per creare l'effetto delle rocce, perché io ho messo i piantoni, ma i piantoni qui serviranno solo per incominciare a creare poi l'effetto sopra. Quindi quando rompete il sughero così, il sughero, il polisterolo così per creare una montagna, non buttate mai i pezzi, conservateli in una busta di plastica, perché comunque possono servire per fare stesso nel vostro lavoro oppure dopo magari dovete fare qualcosa di più caratteristico, nel senso che ci vogliono pezzettini piccoli tipo mosaico per creare, e quindi non buttateli mai questi pezzi perché prima o poi servono sempre. Logicamente questi qua servono solo per dare un orientamento, poi dopo logicamente verranno ricoperti da gesso e poi dopo ancora verranno ricoperti da gesso liquido, pittura e marmorina, quindi verranno duri, poi ci verrà la resina, ci verrà la pittura, ci verranno tante cose che dopo questo pezzo serve solo per modellare, quindi non ha nessuna sostanza, non ha nessuna forza, anzi è molto forte, però diciamo ci vuole qualcosa di veramente forte, quindi dopo verrà fatto poi tutto il lavoro. Quindi continuiamo, adesso finiamo prima qui, poi correggiamo un po' tono tono con le cascate, tagliamo altri pezzi, aggiungiamo altre rocce qui al centro, anche là, vedete anche lì nei laterali, aggiungeremo altre rocce e lì incominceremo a fare anche delle scalette perché ho deciso di mettere degli orsi perché comunque ce l'ho, sono belli e quindi andremo a metterli. Li ho fatti io tanto tempo fa in fimo e quindi andremo a metterli. Voilà. E quindi adesso continuiamo e completiamo questo pezzo. No. Ragazzi, allora abbiamo messo un po' di rocce torno torno anche, quindi abbiamo terminato lì, abbiamo messo anche un po' di rocce torno torno perché dobbiamo dare anche la possibilità, diciamo, all'acqua di creare delle cascate che sono anche più dolci, cioè non bisogna fare tutto in modo aggressivo, cioè la cascata deve avere dei punti che sono più dolci e dei punti dove non cade l'acqua, dei punti invece che sono più
più ripidi, con l'acqua più forte e compagnia varia. Quindi adesso andremo a fissare un po' questi pezzi che stanno trovando un po' di difficoltà nel fissarli, poi puliamo il tutto e domani facciamo la passata di tutto i fogli di gesso da tutte le parti. Adesso puliamo completamente tutto. A più tardi. Voilà, ma abbiamo un'immagine completamente diversa. Ragazzi, per consiglio, voi ogni volta che fate un'operazione del genere, pulite sempre, pulite a ogni operazione, perché altrimenti si accavallano le operazioni e diventa tutto un casino. Mentre quando voi pulite, dopo diventa tutto molto più semplice, più comprensibile. Quindi ogni volta che per esempio, non so, avete deciso di tagliare, mo per esempio noi abbiamo visto bene tutto come sta, quindi io da parte mia in questo caso qua non ho bisogno più di mettere niente perché poi verranno i sassi, verranno altre cose. Quindi per il momento io sto bene così e devo passare, devo solo mettere il gesso. Però se voi... dovessi look in my jacket. Voilà. Allora, quindi il consiglio mio è pulite sempre tutto in modo che avete un'immagine chiara di quello che dovete fare. Allora, io vi ripeto, da parte mia non devo più scolpire niente nel sughero perché queste parti qui verranno comunque lo stesso ondulate. Con il gesso che farò io stesso con il gesso le faremo più ondulate, quindi andremo a eliminare la parte piatta. Verrà un po' come questo su per giù, vedete? E mentre voi se lo dovete fare, quindi pulite tutto in modo che continuate a tagliare. Una volta che avete finito di tagliare, pulite tutto in modo che vi rendete sempre più conto che cosa dovete fare, perché non avete un'immagine chiara se tutto è in disordine, se tutto è un casino. Quindi io per il momento l'immagine chiara ce l'ho e passiamo adesso, anzi domani, passiamo a tagliare la nostra banda gessata, come volete chiamare, garza gessata, quella che si utilizza per fare le ingessature, però logicamente comprata dai negozi di belle arti. Quindi domani passeremo la garza, quindi completeremo con la garza. Dopodiché, finito con la garza, quando si sarà asciugata, praticamente faremo un bel passaggio o due, tre passaggi di gesso liquido, di colla e pittura bianca per rendere tutto bello bianco bianco, dopodiché possiamo poi pittare con i colori acrilici. Molti li pittano con i colori ad olio, però siccome ti devono mettere delle resine, ti può fare anche con i colori ad olio, anzi ancora meglio perché si ottengono delle belle sfumature, però ve lo sconsiglio se dovete passare delle resine dopo. Io qua devo passare la resina praticamente da tutte le parti, quindi il colore acrilico è proprio ok e adatto. A domani.